Buongiorno a tutti e benvenuti a un altro dei nostri incontri del ciclo Cittadini del Mondo, come una serie di appuntamenti oramai ricca che con uno sguardo multidisciplinare, ma se vogliamo anche integrato, cerca di farci riflettere su temi della contemporaneità. E oggi, insieme alle colleghe Florinda Cambria e Awa Amora, parleremo di un tema attuale. Dal titolo anche, se vogliamo, accattivante, Modest Fashion e Islamic Chic, Business o difesa dell'identità? Ora, io inizierei questa nostra discussione ponendo in evidenza un punto intorno a cui gli addetti ai lavori in quello che è il sistema moda, un sistema globale, e anche gli studiosi di processi culturali e di sistemi culturali sono concordi. Insomma, tanto gli addetti ai lavori della moda quanto i teorici, mettiamola così, sono concordi nel sottolineare questo aspetto, e cioè che oggi il fenomeno moda possa o addirittura debba essere considerato come un mezzo non solo di differenziazione e di rappresentazione della società, ma anche, e per alcuni soprattutto, un mezzo di rappresentazione della mobilità sociale, addirittura, e anche un mezzo di socializzazione. Ora, una delle definizioni che danno gli addetti ai lavori è che la moda è una manifestazione visiva del presente, e proprio perché manifestazione visiva del presente deve essere considerata, suggeriscono loro, gli addetti alla moda, come un argomento di studio per coloro i quali si interessano di società e di cultura. Insomma, per farla breve, si potrebbe dire che oramai la moda deve essere considerata quale interprete di processi di integrazione. È vero? È una domanda che mi pongo. D'altra parte, l'affermazione, se vogliamo, nelle passerelle, oltre che nelle strade delle città cosmopolite d'Europa e anche degli Stati Uniti, l'affermazione, dicevo, nelle passerelle in queste città cosmopolite della modest fashion, altrimenti definita Islamic chic o hijab chic, sembra che, insomma, che dia forza a queste tesi, cioè sembra dare forza al fatto che la moda debba essere interpretata oggi come manifestazione visiva del presente e della mobilità che caratterizza il presente. Ora, prima di passarvi la parola e di porvi alcune domande, magari anche un po' provocatorie, ritengo che forse sia necessario dare una definizione di modest fashion, cioè cosa si deve intendere per modest fashion, per moda modesta. Ora, a mio avviso, vediamo se condividete, tre sono i modi più consoni per descrivere il fenomeno modest fashion. La modest fashion può essere definita come un codice di abbigliamento religioso, può essere definita anche come una vera e propria tendenza di moda, ma anche, a mio avviso, non può non mancare questa terza definizione, e cioè la modest fashion è sicuramente un giro di affari di centinaia di miliardi di euro all'anno. È sicuramente un filone estetico che inizia perché viene pensato espressamente per le donne musulmane, cioè per le donne che desiderano vestirsi e vivere alla moda, ma desiderano vivere alla moda in modo, passatemi il termine, halal, cioè in modo lecito, in un modo rispettoso di quelle che sono le norme coraniche, di quello che è il principio di coprire il corpo. E infatti, se proprio vogliamo vedere, la modest fashion applica nel suo stile delle regole semplici che non violano i precetti del pudore, i precetti della discrezione, quindi il rispetto, no, nei confronti di una determinata religione, o anzi, se vogliamo, delle religioni rivelate. La modest fashion applica delle regole che soddisfano delle esigenze estetiche. Quali sono queste regole? Proprio per dare un senso a chi ci ascolta: non essere appariscenti,
nessuna scollatura vertiginosa, nessuna aderenza che metta troppo in risalto le curve, le gambe e le braccia devono essere coperte, non vi devono essere troppe trasparenze, anzi, e d'obbligo c'è il velo che copre il capo. Ora, queste sono le regole che determinano, a mio avviso, uno stile, definiamolo morigerato. Tuttavia, però, se noi andiamo a vedere, no, quello che viene proposto sulle passerelle, questo stile, definiamolo morigerato, si è fatto sempre più eclettico. Perché? Perché la baia, cioè la classica tunica che lascia scoperti solo capo e mani e piedi delle donne islamiche, è stata notevolmente reinterpretata. Sono degli indumenti che adesso non sono monocolore, tetri e cupi, ma sono indumenti dalle tinte decise, stampati. I veli che vengono proposti dalla Modest Fashion sono indossati su outfit anche un po' anticonformisti, se vogliamo, come fanno le mipster, cioè le ragazze musulmane hipster. Insomma, questo stile modesto che si sta imponendo sempre più, e tra l'altro non solo tra le donne musulmane, è uno stile che sta registrando un bel seguito. E sta registrando a tal punto un bel seguito da essere considerato come un comparto produttivo di grandissima importanza, un comparto produttivo promosso a livello internazionale. Insomma, per farla breve, si può dire che la Modest Fashion sta coinvolgendo in maniera sostanziosa le grandi griffe, e questa Modest Fashion non esprime un semplice momentaneo trend, ma è un fenomeno stilistico, direi, e qua userei a questo proposito la parola rivoluzionario, è un fenomeno stilistico e rivoluzionario che non è certo destinato a chiudersi in breve tempo. D'altra parte, il giro d'affari che ha fatto registrare la Modest Fashion negli ultimi anni non può che, insomma, farci pensare, perché pensate solo, vi do solo un dato: nel solo 2017 la Modest Fashion ha portato degli introiti pari a 238 miliardi di euro, e gli addetti ai lavori sostengono che questa cifra andrà raddoppiandosi nel corso dei prossimi anni. Quindi, insomma, definire la Modest Fashion come un fenomeno di business non mi pare assolutamente eccessivo. Sarebbe ingenuo, anzi direi, non considerare queste previsioni economiche per comprendere come mai la Modest Fashion rappresenti una sorta di terreno di conquista per le grandi griffe. Le grandi griffe, insomma, quelle che monopolizzano le passerelle dell'alta moda mondiale, Valentino, Prada, Dior, Dolce & Gabbana, e per fare solo alcuni nomi, si sono buttati a capofitto sulla Modest Fashion, no? Hanno fatto della Modest Fashion un po' il loro tratto, uno dei loro tratti distintivi. Addirittura molte delle case di moda, molte delle grandi maison hanno creato delle collezioni non solo destinate al mercato arabo, ma mirate a determinate stagioni musulmane, come il Ramadan. Una circostanza, il Ramadan, che ha spinto le grandi maison a consacrare un rito che ha preso come nome Ramadan Rush, no? Quindi la corsa al Ramadan. E per fare un altro esempio, però, questo mercato in continua espansione che vede le grandi griffe coinvolte non è stato tralasciato neanche da quella che è la fast fashion, cioè la fashion più pop, quella meno economicamente meno esuberante. Ci sono dei brand pop come Zara, come H&M, come Mango, che non si sono fatti scappare l'occasione di accaparrarsi una fetta di questo mercato, e quindi sono andati anche loro realizzando delle collezioni sempre più ad hoc, delle collezioni sempre più in grado di coprire le richieste provenienti da tutti gli strati della società, per genere, per età, per disponibilità economiche. Quindi, insomma, non sono andati proponendo una fashion che abbatte i confini religiosi. Insomma, e qua a breve arrivo con la domanda,
A fronte di questo atteggiamento, il concetto di moda islamica si è adattato, a mio avviso, all'evoluzione della domanda, al punto che con modest fashion, con Islamic chic, con hijab chic, chiamiamolo come vogliamo, ma il concetto è sempre quello, non si può più intendere solo uno stile che si caratterizza per i suoi capi destinati solo alle donne musulmane, quanto piuttosto questa modest fashion è una sorta di rivisitazione del tradizionale modo di vestire musulmano, è una sorta, passatemi il termine, di islamizzazione nel modo di indossare dei capi occidentali. Quindi c'è una fusion, no, tra quello che era lo stile prettamente musulmano e quello che era lo stile che era e che è lo stile occidentale. Ora, a fronte di queste rapide considerazioni che vi ho fatto, sembrano trovare riscontro le tesi secondo cui la moda, grazie a questo suo approccio di aggiornamento, abbia avvicinato tradizioni differenti, abbia fatto cadere pregiudizi e preconcetti, abbia acceso, se vogliamo, una sorta di curiosità nei confronti di quello che il mondo occidentale aveva sempre considerato come diverso, no? E come qualcosa da cui stare lontano o addirittura da considerare come inferiore, come subordinato. E quindi sembra che, insomma, la moda, questa modest fashion, abbia alimentato tutto un processo di innervamenti, di fascinazioni. Ora, e qui arrivo alla domanda che pongo a voi due. Secondo voi questi segnali di contaminazione, perché è inevitabile, cioè sarebbe ingenuo non vederli, questi segnali di allargamento, di sdoganamento alla diversità che hanno interessato il sistema moda, anche per tutta una serie di ragioni legati al business, hanno secondo voi trovato riscontro anche nella vita reale? Cioè tutto quello che sta avvenendo nel mondo della moda, che si sta, come dire, facendo influenzare, si sta aprendo, lo si può vedere anche nella vita reale oppure siamo ancora legati ad ambiti troppo circoscritti? Se permetti, posso cominciare? Certo, ci mancherebbe. Vai, Awa. Ok. Allora, io la cosa che volevo, concordo assolutamente su tutte le cose che hai detto. E effettivamente, io la domanda che mi viene è: non si tratterebbe più di un hai parlato di fusion, ma a me viene la parola compromesso. Mm-hmm. Compromesso in che senso? Nel senso che da dove viene questa? Allora, la moda islamica del velo, anche la sua storia, diciamo che il velo come noi lo conosciamo, cioè il hijab, il velo in cui vediamo solo il viso e tutte le altre parti del corpo sono velate, nascoste, che può essere anche un vestito lungo, l'importante è di essere coperta sotto il mento fino alla caviglia e ovviamente anche i polsi. E quindi viene da dove? Dall'Asia. Mm-hmm. Noi parliamo di velo arabo e musulmano, sì, ma non è arabo, è asiatico. È iniziato nelle vecchie colonie britanniche, perciò il velo, la moda del velo ha avuto un impulso per primo in Inghilterra, nel Regno Unito. In Francia ci sono delle resistenze pazzesche per questa fashion moda islamica. Quindi vengono dall'Indonesia, non dimentichiamo che l'Indonesia è la parte del mondo dove ci sono più musulmani. Perché se andate in Arabia Saudita, lì c'è un altro modo di velarsi, che vediamo solo gli occhi. Le saudite, cioè allora una donna che non ha il velo saudita, cioè in cui vediamo solo il viso e non solo gli occhi, sappiamo che non è saudita. Ok? Quindi la moda del velo aveva c'era una mosaica di mode del velo islamico e poi c'è stata una globalizzazione, una uniformizzazione del hijab che viene dall'Asia.
E non è un caso se oggi le prime marche di moda hanno, come Prada, come anche altri, c'è un creatore giapponese di cui il nome mi scappa, mi sa che si chiama, come si chiama? Uniqlo, che è stato uno dei primi, è un gigante della moda giapponese, uno dei primi a lanciare la sua linea di vestiti destinati alle donne musulmane. Perché Singapore, Malesia, Indonesia, Thailandia sono comunque c'è una comunità musulmana molto numerosa e molto ricca. Quelli che vanno a Milano o a Londra, le clienti sono soprattutto delle clienti asiatiche, ok? Perché nel Maghreb c'è un altro, cioè la moda è molto più francisée, europeizzata. Però voilà, ecco, io lo vedo come un compromesso, nel senso che c'è stata questa imposizione dagli anni 90, questo panislamismo, perché siamo passati dal panarabismo al panislamismo, in cui c'è stato il ritorno dei movimenti rigoristi islamici che hanno imposto in modo brutale il velo, e lì c'è una rivincita della donna con la moda e della donna che ha i mezzi, che ha i soldi per dettare i suoi gusti alle case, alle maison de mode, soprattutto italiane e britanniche, perché in Francia, poi ne parleremo, c'è un caso molto importante con Decathlon, ne parleremo dopo. Lascio la parola. No, quindi Aura, ti faccio una domanda subito. Quindi, secondo te, questo compromesso di cui parli è però ancora un compromesso elitario, cioè un compromesso ancora, economicamente parlando, circoscritto ad una determinata categoria sociale? Assolutamente, perché le case di moda hanno imposto le loro scelte di fare un mercato, di scegliere di andare verso il mercato delle donne musulmane, perché c'è un marché, il y a des parts de marché, c'è un mercato potente da conquistare. E lì possiamo chiederci se il capitalismo non potrebbe aiutare alla normalizzazione dell'Islam in America. Mm-hmm. Perché gli interessi finanziari delle marche, delle case di moda, possono servire a far evolvere la società. Però c'è anche, cioè è vero, è quello che tu dici, cioè sicuramente è un fenomeno, chiamiamolo così, di compromesso che è partito dall'alto, no? Elitario, cioè da chi è, ma che però, come dicevo prima, incomincia anche a riguardare, ad allargarsi sempre più a degli strati più ampi, no, della società, e tant'è che vede coinvolti brand non da alta moda, ma brand, no, di, come dire, no, di pop, H&M, Zara, Mango, cioè questi hanno incominciato anche loro a capire che forse, no, possono ritagliarsi un controllo di una fetta del mercato. E quindi, cioè, economicamente parlando, sicuramente questo settore della moda modesta, della modest fashion, è un settore che crea integrazione, economicamente parlando. Poi magari chiediamo a Florinda se secondo lei questo atteggiamento può creare anche integrazione socialmente parlando. Non so, Florinda, tu cosa ne pensi? Ma allora, grazie Katia, sì, grazie Awa. Io penso che la faccenda è complicata. Come, cioè, sempre. Non ho grandi ottimismi circa la capacità dei processi, peraltro sempre transitori, del puro mercato globale di trasformare in profondità la vita reale. Perché sono processi che viaggiano su livelli differenti, secondo me, anche se non è impossibile e succede che ci siano dei punti di tangenza, cioè io non escludo che il fatto che ci sia una moda, però appunto non soltanto quella elitaria, ma anche quella, diciamo, più popolare, no? Come è stato ricordato, che suggerisca contaminazioni o compromessi
tra stili di abbigliamento e di portamento che sono tradizionalmente associati al mondo islamico o orientale e stili invece tradizionalmente associati al mondo che si chiama vaghissimamente occidentale, insomma, no? Sì, ci può essere la possibilità che questo tipo di mode, come dire, suggerisca a persone, donne, ma non solo, che appartengono ad una certa tradizione, che sono abituate a un certo vestimento, che si possono intrecciare le loro modalità di agghindarsi con quelle di un'altra ragazza o di un'altra signora o di un altro ragazzo o signore che invece si vestiva e si agghindava diversamente. E questo non lo escludo, però che questo possa davvero implicare una trasformazione della vita reale di queste persone, cioè un accesso alla simbolica che sta dietro ai vestimenti, agli usi, ai costumi e quindi davvero uno scambio, una conoscenza reciproca, io su questo ho forti dubbi. Il capitalismo globale, del resto, funziona così, cioè il capitalismo globale deve produrre il suo, cioè deve individuare il target e deve produrre, come dire, l'ambito della desiderabilità delle sue merci. E lì è senza scrupoli, ragazzi, cioè si va via com'è, cioè qualunque cosa va bene, quindi anche i crocifissi, anche i rosari, cioè, va bene tutto, quindi va bene tutto per il tempo per cui va bene, cioè nello spazio-tempo in cui funziona l'incremento delle vendite. Quali effetti o quali effetti a cascata, seconda o terza, questi processi di contaminazione coatta? Perché sono contaminazioni che vengono calate dall'alto, la moda sceglie e progetta questi target e li fa calare dall'alto. Ecco, quali effetti a cascata di seconda o terza battuta possa produrre, io non lo so. Qualcosa sicuramente sì, però siamo lontani dalle posizioni di quei sociologi che dicono la moda è il grano. No, allora andiamoci cauti. Intanto la moda, certo, come tutte le arti applicate, da sé, e questo sociologi, studiosi delle arti applicate dall'Ottocento, almeno lo sanno bene qui in Occidente, hanno studiato forme tessili, forme di costruzione degli ornamenti, forme di costruzione di utilizzo degli abiti, figuriamoci, ce n'è mille, ma non nell'ottica della produzione, della mercificazione e del consumo globale, bensì nell'ottica del rapporto tra questi prodotti delle arti applicate, gli abiti ad esempio, e la vita reale. La vita reale delle persone, cioè la dimensione economica intesa come la dimensione nella quale si ha casa, letteralmente, si ha casa, oikos, si ha la casa e dunque, come dire, la si abita questa casa che è fatta di costumi, sensi, significati, rinvii, appartenenze, eccetera. Invece una economia che è semplicemente casa globale, diciamo così, no? È la casa di tutti, ma in realtà le chiavi di casa ce l'ha soltanto uno o pochi. Ecco, è un'economia un po' diversa, no? Dove anche le arti applicate, il vestimento, gli abiti, insomma, diventano, secondo me, un rischio appunto di, cioè perdono paradossalmente quel valore profondo che la moda, i fenomeni di moda hanno socialmente da sempre e rischiano di diventare dei fenomeni, infatti, vedete, le mode cambiano in frettissima, no? Cioè, Certo. scorrettissimi che durano finché si riesce a consumare. Dopodiché l'incontro non c'è stato, lo scambio non c'è stato. Non è successo quasi niente, se non che molti denari si sono spostati da qua là sul pianeta. Però vabbè, Bravo, forse è pessimista, forse sono. brava, cosa Sì, volevi? no, io effettivamente ti ringrazio Florinda per questa precisione dei meccanismi sociologici e antropologici del vestito e della moda, però in questo caso qua si tratta di una domanda che è, mi viene da dire, indigena, che viene da una parte del mondo in cui il fatto di essere musulmano, di vestirsi in questa moda è intrinseca. Capito? Quindi non c'è niente da cambiare, eccetera. Però lì la domanda è stata captata, capté da un mercato capitalista ed è lì che c'è il compromesso. Il compromesso non è che la moda islamica va a cambiare la società indonesiana o occidentale, e che questa è una, il compromesso della riconoscenza attraverso questa moda c'è una legittimazione del fatto di essere musulmana, di avere una estetica propria.
Questo è uno. La seconda cosa, per il mondo occidentale, per le musulmane del mondo occidentale, è è la conquista di una visibilità nella società. Partecipare al mercato, essere visibile, questo dà una forma di anche dignità cittadina. E quando vediamo come la ministra della giustizia Agnès Buzyn l'anno scorso, proprio un anno fa, febbraio 2019, ha reagito quando la grande marca Prêt-à-porter di sport Decathlon ha messo sul mercato il suo hijab tutta per andare a correre, che ha fatto un box, cioè una vendita incredibile in Marocco, in Indonesia, eccetera. In Francia l'ha ritirato dalle vendite, perché per la classe è stato un disastro politico, cioè avete dei dibattiti, perché diceva: avrei preferito che non fosse una marca francese che mettesse sul mercato una tuta halal, come si può dire, di hijab, capisci? Quindi cioè, la moda, quando è in questa situazione di intreccio con una domanda, una componenti della società non visibili, cambia qualcosa, perché dà una visibilità, ecco. Sì, se posso aggiungere solo una cosa, ti ringrazio molto per queste osservazioni che sono cruciali. Allora, io terrei soltanto ad aggiungere questo, che mi ritrovo perfettamente quando tu dici che gli effetti, no? Appunto, dicevo, la cascata, gli effetti sono imprevedibili e sono certamente aperti a queste emergenze, no? Intrecciate di visibilità, ad esempio, no? Di esistenze, di forme di vita, di così, appartenenze, identità, che altrimenti non avrebbero visibilità. Su questo sono d'accordo, può accadere nell'effetto cascata. Invece non mi trovo tanto con la tua affermazione secondo la quale il mercato è andato incontro, il mercato della moda, a una domanda, come se la domanda fosse endogena o si producesse da sé. Perché secondo me la grande, come dire, genialità del capitalismo contemporaneo consiste proprio nel fatto di produrre la cosa più importante sul mercato, cioè la domanda. Produrre la domanda, produrre il desiderio, no? È la grande produzione, il desiderio è la grande merce del mercato. Sì, quindi, però quella secondo me viene in secondo momento. Esempio, cioè prima il capitalismo c'è Luc Boltanski, che l'esprit du capitalisme, lo dice chiaramente, cioè crea, sa dove andare a trovare la ciccia per mangiare, per riprodursi. Questo siamo d'accordo. Ma crea anche il desiderio, e questo è vero. Ma secondo me il processo è stato prima di... C'è stata una domanda... basta vedere, come diceva, le cifre, Katia, del mercato della moda. Sono chiari. Ma come dici tu, riuscirà anche, a partire da questa domanda che ha saputo prendere e risolvere, a creare, come dici tu, una domanda. Perché io sono colpita che da 2 o 3 anni... Cioè, ad esempio, pochi mesi fa sono andata a comprare un vestito qui, in Italia, fatto da una marca italiana. Guarda, io l'avrei comprato ad Algeri, sarebbe stata la stessa cosa. Lungo, tutto bello, di seta, eccetera. Quindi sta creando anche una moda estetica. Cioè, non è più scioccante oggi di mettere un vestito lungo fino alle caviglie e fino ai polsi. L'ho trovato in una boutique chic di Milano. Cioè, posso dire una cosa? Cioè, per mettere insieme le vostre due letture che sono stimolanti, si potrebbe andare avanti a discutere per ore. Se sintetizzando i vostri due pensieri in questo modo, ditemi se è condivisibile. Il mercato della moda in alcuni contesti più che in altri, perché questo bisogna sottolinearlo, c'è una parte del mondo occidentale che sembra più aperta, no, rispetto ad altra, sembra che stia intercettando, per tutta una serie di ragioni di carattere prevalentemente economico, sembra che stia intercettando i cambiamenti che sono in atto nelle società occidentali ormai miste.
E sembra che lo stia facendo, sembra, ribadisco, prima di altri ambienti e di altri settori. Cioè, siete d'accordo con questo? A me sembra che, cioè, sì. Per tutte le ragioni che hai detto tu, Florinda, e anche per quelle che sta dicendo Awa, sembra che così a un osservatore esterno che guarda come si muove il mercato globale della moda, e beh, sembra che questo stia approfittando, se vogliamo, di quella che è la situazione in evoluzione delle diverse società, che sono società oramai miste, e quindi ne stia approfittando per fare quello che dicevi tu prima, Florinda, e quello, no, sì, che stava sottolineando adesso Awa. Cioè, a me pare che, insomma, sia un po' sveglio, no, questo mercato della moda, e a seconda di dove tira il vento, track, si sta muovendo. Da qui a dire che il mercato della moda, e per come agisce la moda, riuscirà a influire sul cambiamento della società, magari ce ne corre, però chi può dirlo? Quello che mi fa anche un'altra cosa che volevo aggiungere, che però secondo me è interessante, soprattutto per quel che concerne il dibattito intorno all'Islamic chic, alla moda modesta che caratterizza in particolar modo l'area francese, è che insomma, sicuramente questa capacità di intercettare i movimenti all'interno della società da parte del mercato della moda ha provocato anche, ha contribuito, se vogliamo, ad accendere tutta una serie di reazioni provocatorie, che però sono anche eloquenti del desiderio di mettere in discussione tutta una serie di fardelli di stereotipi che il mondo occidentale, non tutto, una parte, io direi una grande parte, continua a trascinarsi sulle spalle. Mi viene in mente a questo proposito un video che era su YouTube nel 2010 e che recentemente ho avuto modo di rivedere e che viene quindi ancora cliccato, un video dal titolo, magari tu Awa te lo ricordi, Niqab Beach Shakes Paris, no? Ed era un video dove c'è questa telecamera che riprende la passeggiata per le vie del centro di Parigi di due donne, due modelle, no? Due belle donne, le quali passeggiano per Parigi con dei pantaloncini cortissimi che lasciano ovviamente tutte le gambe scoperte, hanno tacco 12 ai piedi e però un niqab in testa, no? Che nasconde completamente il loro volto. E questo, cioè questo è il video, no? Dimostra come queste due fanciulle praticamente fermano il traffico, fanno letteralmente girare la testa ai passanti che sono divertiti, solidali, compiacenti, imbarazzati, disgustati. Insomma, perché dico questo? Perché comunque è questo modo, no, di approcciare alla moda ha creato una forma di protesta sociale e politica non indifferente, soprattutto in ambito francese. Non so se Awa sei d'accordo, cioè in Francia da 2000, non è un caso che questo video sia del 2010, quando in Francia si stava dibattendo, e poi passerà la legge, no, che proibisce l'utilizzo del niqab nello spazio pubblico. E da quando sono alla scuola media che se ne parla di questa No, storia. e quindi cioè, era un video che però a mio avviso accendeva il dibattito e lo portava non tanto in difesa dell'uso o non uso del niqab, però in difesa della libertà di potersi vestire in tutta libertà. Quindi, ora, sono d'accordo con quello che diceva Florinda, cioè non facciamo, cioè, insomma, gli addetti ai lavori ovviamente esaltano il loro settore, il loro micro, no? Però qualcosa smuove questo mondo della moda globalizzata. Basta pensare alle fascinazioni, alle influenze, alle ingerenze delle nuove generazioni, le quali Però le nuove io nella generazioni si mia vestono in adolescenza. sovrapposizione, no? Cioè mettono, quindi qualcosa sta facendo, da qui a dire che cambierà la società, ce ne corre, Sì. però No, insomma. io volevo precisare, perché non voglio scioccare nessuno, era una domanda provocatoria, nel senso che in questo sistema capitalista dove gli interessi finanziari riescono a dare visibilità a una parte o no culturale, sociale della società. Quindi io penso ad esempio agli Stati Uniti, in cui essere musulmano da 2001 è proprio problematico.
E quindi mi chiedo, questo capitalismo cosa potrebbe aiutare alla normalizzazione dell'Islam in America? È una domanda aperta che faccio. E ovviamente l'evoluzione della società è molto molto più complessa, sia dal punto sociologico, antropologico, ma anche politico. Vediamo in Francia, perché in Inghilterra c'è meno resistenza che in Francia? C'è una storia politica legata alla laicità, eccetera, che è molto più complessa, più diversa, e la laicità fa parte del credo repubblicano, quindi dimostrare un'appartenenza religiosa è un attacco diretto alla Repubblica, e viene inteso così. Invece, quindi dipende da quale società. Nella società capitalista come quella americana, io mi chiedo cosa potrebbe cambiare questo fenomeno di moda con i numeri che citavi prima. Una domanda aperta, vedremo. Beh, se posso rispondere, nella società britannica londinese ha cambiato non poco, perché l'atteggiamento del mondo britannico nei confronti della modest fashion o dell'islamic chic è, si voglia, anche per tutte quelle che sono le prerogative di base della società britannica, che a differenza del mondo francese fanno della difesa del particolarismo, no? Il loro emblema, però insomma ha cambiato non poco. L'atteggiamento britannico nei confronti della moda islamica è molto open, ecco, mettiamola così, più di quanto non possa farlo, no, nel mondo francese, perché, come giustamente dicevi tu, Agua, ci sono delle basi di partenza, no, delle fondamenta di quelle due società che sono molto distinte. Quindi non lo so, a questa tua domanda aperta. Scusami, anche come lo dicevo prima, se cerchiamo di fare un riassunto un po' della moda islamica in questa seconda parte del Novecento, è stato proprio i paesi, le vecchie colonie britanniche che hanno lanciato questa moda del hijab. Quindi mi sembra normale, naturale che la richiesta di moda islamica occidentale sia partita da Londra piuttosto che dalla Francia o dall'Italia. Poi l'Italia ha subodorato la capirandata, invece la Francia ha detto alt, proprio sta frenando molto. Sì, quindi c'è proprio questa, diciamo che le reazioni, se così si può concludere, alla diffusione della modest fashion consentono di misurare un po' l'altalenante livello di integrazione tra questi diversi mondi, no? E che un'integrazione che dipende anche molto da quelle che sono le fondamenta su cui le varie società si basano e si sono forgiate. Quello, come giustamente diceva Agua, il diverso atteggiamento tra quello che è il mondo britannico e quello che è il mondo francese sembra veramente sottolineare questa mia ultima affermazione. E non un caso il sindaco di Londra origine indiana, cioè pakistanese o indiano, cioè lì c'è proprio ormai una visibilità della società musulmana venendo dalle vecchie colonie molto più, meno problematica di quello che sembra essere nel discorso politico dominante francese. C'è meno partecipazione, ecco. Quindi, voilà. Insomma, il nostro dialogo non dà delle risposte, pone delle domande a cui risponderemo strada facendo. Florinda, hai qualcos'altro da aggiungere? O? Va benissimo, ringrazio. E comunque un dialogo che pone domande è il dialogo migliore. Assolutamente sì, non si vive di certezze, no? Quindi chiudo anche questo nostro piacevole, direi, dialogo-incontro. Vi ringrazio. E ringrazio ovviamente i nostri ascoltatori e li invito ai prossimi appuntamenti che ci saranno. Buona serata a tutti. E ragazze, grazie. Grazie. Arrivederci. Arrivederci.